Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo episodio finiremo le due partite che non abbiamo giocato nell'altro episodio, ma ho avuto un problema e sono dovuto giocarne solo una. Dunque, stiamo recuperando punti. Senza guardare la classifica, io andrei subito a giocare la partita. Lascerei così com'è. Come dicevo, dobbiamo fare tanti punti subito per poi provare a giocare con i giovani dopo. Intanto li facciamo allenare così loro crescono tranquilli. E quando serve li mettiamo dentro. Sono contento che state seguendo la serie. Se avete consigli per il mercato di gennaio, dateli. Ditemelo pure. Spero che vi sia piaciuta anche la serie su Buffon. Mi raccomando, commentatela. Se volete vedere qualche altro giocatore, non so. Partiti. Allora, sappiamo bene che qua, a differenza del Nizza, qua noi abbiamo da giocare con un giocatore. Puntiamo tutto su di lui, Akinola. E si vede il perché. Poi c'è anche Monzambi che fa tutto da solo. Monzambi. Angolo. Appia. Appia che sta crescendo come un toro. È un toro Appia. È un toro. È un toro Appia. No. Oh, ma cosa para tutto questo? Guardalo, 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 guardalo. Sta parlando l'impossibile sto portiere, vabbè. Sono tutti fenomeni con noi, oh. Sono tutti fenomeni con noi, questi portieri. Guardalo. Lui lo buca, lui lo buca. Lui lo buca. L'avevo vista dentro, l'avevo vista dentro, giuro. Giuro che l'avevo vista dentro. Bello, bellissimo. Ma no, ma perché lì? Che vede Rex che si propone e la alza a pennello. No, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Dai, non è fallo. No, perché siamo un. Cioè, se me la munivi, veramente, primo fallo. Volontario. Bravo. Bravo Lex. Vai, chiudilo. Bravissimo Wenger. C'è una pezza. Klassen. Che rischia il posto Klassen, tra l'altro. Sappiamo bene. Sappiamo. Oh, ma che è quello? Oh, c'è rotto, vai Pia, chiudilo, chiudilo Pia. Cercavo Buffon, ma Buffon è l'altra carriera. Mi sto confondendo con le carriere. Wenger che è titolare. Corri, grazie. Melikoglu. Bella. È bellissima. È bellissima. Ma perché? All'ultima me la togliete. Perché maledetti? Maledetti. Maledetti! Bello! Madonna cosa sta facendo Manzambi? Non sa neanche lui cosa sta facendo, però lo stava facendo. Weber! Cosa fai? Mamma, come giocano! Pazzesco!
Paura di niente e di nessuno, signori. Paura di niente e di nessuno. Paura di niente e di nessuno, signori. Spaccagli una gamba. Mamma mia, Alex, cosa intercetta? Attenzione. Prima Zambi, di prima! No, non ci credo. Ci posso credere, oh. Oh, sei in vantaggio. Oh, sei in vantaggio, ma sei in vantaggio. Come fai a farti togliere la palla? Che sei in vantaggio. Boh. Questo è un mistero. Ma perché lì? Vabbè. Ogni tanto, boh. Ogni tanto non ragionano nei passaggi. Bello. Ma che bello. Ma che bello, picchialo! Madonna, devi picchiarlo! Vai, pia. No, avevo fuori gioco, dai. Vabbè, tutto è un gioco, però, eh? Non mi fate... Lex, devi scattare! Cos'è che non ti è chiaro che devi scattare? Quello me la devia, ma come cacchio? Bello. Non l'ho cambiato il vestiario, ma giusto perché doveva finire quella che doveva essere tre partite, non l'abbiamo fatte. Non c'è nessuno di là. Ah no, c'è Bericoglu. Mamma mia, Chinola, che cos'è? È un mostro. Vai, Bericoglu. Oh, e lui, Bericoglu. Però stiamo calmi, eh? Stiamo calmi. Sì, dai, oggi è piano, l'ho visto un po' spento. Quindi lasciamo, mettiamo Ann, che vuole riscattarsi. Bello. No, ma io l'avevo passata però, oh. Perché decide tutto lui cosa fare? Perché decide lui cosa fare? Anche qua, perché? Perché queste cose? Mamma mia, Ann! Dai, dai, Mozambi, dai! Che cavolo! Bello, bello! Anticipalo! Bello! Con tutta la calma del mondo. Siamo 8 contro... Bello! Oh! Lex! Cioè che Lex mi sbaglia sti cose, però no, eh. Sembra un po' improbabile, comunque. Bello! Complimenti! Dai, Dean. Dai, Dean. Ryan. Fuori gioco. Zira e Sacchinola, dai. Chinola. Ho visto un... Anche lui un po' spento. Sì. Eccolo Zies. Pronto. No! Ma come si fa a perdere una palla così? Ma perché? Ma mi fa schifo passarla dritta per dritta. Infatti ecco perché non la passano dritta per dritta. No! Bericoglu, più veloce.
Ma che cos'è? Ma che cos'è? Che cos'è? Dai, Anna, almeno tu. Madonna, zia, sembra male che l'ho messo in vendita. Ma di cogolo, si fa una doppietta lui. Ah, pensavo. Mettiamo a Gredinger. Ma poi comincio, non voglio giocare, mister. Dammi più spazio. Ti mando a lavorare. Bravo Weber. Anne, Deanne dorme. Però recupera. Mamma mia, che giocatore. Perché parlo io? Velikoglu, Anne. Grelinger. Prova a lanciare Zires, attenzione, un'azione degna di squadra Monaco. Cos'è sta roba? Ma cos'è? Grande Weber la va recuperata. Meno male, oh. 1-0 secco secco, ma stiamo zitti che va bene così. Stiamo zitti che va bene così. Continuiamo a macinare punti. Con un gol di Belicoglu, tra l'altro. Le altre non lo so. Boh. Non so, non mi ricordo chi avevamo davanti. Forse era Regensburg. Lì il video. I giocattoli, non lo so. Regensburger. Regensburger. Scacchiatore di porto qua. Abbiamo i giocatori giusti per la striscia. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Siamo stati più forti, è la verità. Più o meno, abbiamo avuto anche un po' di fortuna, però noi non diciamo niente, stiamo zitti. Oh, fermati. Oh, bene, bene, questo mi piace. Il Pordenone. Accettiamo subito. E quindi se Zires accetta. Berzel ristabilito, quindi Berzel torna in panchina. Dov'è? Berzel. Sì, via Dean che è più piccolo. Ok. Poi. Allenamento. Allora, questo era quello di Akinola. Quindi noi dobbiamo mettere quello con Adam. Ok. Crescono un po' più di poco questi qua. Vabbè. Siamo settimi. Vedi che Regensburger era. Vediamo un po', siamo contro i monster. I monster dove sono? Non sono su. 25, 13 punti dalla prima e 5 punti dalla terza. Dove sono i monster? Ah, penultima, 7 punti. Dovrebbe essere una partita abbastanza facile, dovrebbe. Ah, la maglia tipo il Pordenone praticamente. Allora, io metterei. Anzi. Se andiamo con la squadra B. Con la squadra B. Invece che Weber. Mettiamo Berzel e Klassen, c'è Adam, Kraft pronto ad entrare. Io proverei Kraft, tanto cosa se ne va. Proverei Kraft in attacco. Proviamo la squadra B.
Lo so, probabilmente rischio, ma voglio provare. Tanto voglio dire, il modulo è lo stesso. Ah, ma forse c'è Bericoglu anche qua. Mi sa che l'ho lasciato titolare Bericoglu. Eh sì, vabbè, non importa. Abbiamo tutti i giovincelli, i più veloci, quelli che potrebbero diventare qualcuno nel mondo del calcio. Forse. Bravo. Bello. Sai crossare Adam? No, ti prego. Poteva saper crossare. Gebhardt di calcio d'angolo. Kraft che non sa perché è dietro. Adam, oh. Bello, mamma mia. De Silva ci ha provato. Oh, però sta fuori gioco, eh. Litka o Likita era in fuori gioco. Perché Adam sta così dietro? Dai, bombalo. No. E quando si inizia con le traverse, non mi piace. Perché Bericoglio poi è sulla fascia? Sì. Bello. Fai qualche finta, fai qualcosa. No, ma perché? 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 La domenica mi lasci sempre sola. Per andare a vedere le partite del Monaco, perché? Perché? Ah, sì, un attimo. Però non scatta nessuno. Oh, Adam. Oh, Adam. Sei tu, Adam. Sta dicendo qui segno anch'io, bravo Adam. Bravo, bravo, bravo. Finalmente si sblocca Adam. Ha quasi intercettato, eh. Torna indietro, stai dietro, stai dietro. Bello. Se giocano così va benissimo. Adesso capisco perché sono penultimi a 7 punti. C'è chi è peggio di noi, ecco. Ma perché non scatta il... Io mi arrendo. Io mi arrendo. Che cos'era? Perché Bericoglu è sulla sinistra, cioè è destra sulla fascia? Mi chiedo. Scusate un attimo. Bericoglu, perché è destra? Può fare l'esterno destro? No. Ma scusa. Lo so, è brutto toglierlo, però non è che posso rischiarmi, serve nelle pratiche contro Bericoglio, il mio centrocampista numero one. The number one. Amba. No, ma con calma. Bello. Complimenti. Caduto da solo quello, eh? Dai, 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 dai!
Madò, se la prendeva. Mamma mia. Oh, però che cuore che hanno. Madonna, Buman cosa ha preso? E Gebhardt cosa si sta facendo? Boh, vabbè. Bravo, Vermeulen. Futuro terzino. Come si suol dire, piccoli terzini crescono. È caduto da solo? Ma che cos'è quella roba? Che cos'è? Bravo, ancora lui. Era fuori gioco. E allora fischia prima, perché non si stai facendo stancare i giocatori per niente. Niente, primo tempo. Un bel 0, cioè 1-0, bello. Pulito. Proviamo le condizioni di Berzel. E poi Belka. Ah no, Berzel è anche un CTC. Proviamo centrale. Io provo centrale. A centrocampo. Chissà che magari non scopriamo un altro talento. Bello. Quello vuoi sapere come si chiama quello che ha fatto sto passaggio? Kraft, vuoi andare in attacco? Kraft, sei attaccante. Lo so che giochi anche a centrocampo, ma sei un attaccante. Non ce n'è. Da buon attaccante, dai Danito, da buon attaccante dovresti stare in attacco. Così, bravo. Bravo. No, ma perché dormite, porca di quella porca? Perché dormite? Ah, il Vermouth è alto 2,18 m. Miseria. C'è nessuno, vuoto totale. Dai, Dean, facci vedere qualcosa, oh, niente. Non ci fa vedere niente, Dean. È ancora troppo giovane, Dean. Oh, però, arbitro, cavolo, è fallo. Quello è un fallo. No, gioca meglio Winter sulla fascia che Dean. Scherzavo, Dean, scherzavo. Mamma mia, se gli veniva. Mamma mia, se gli veniva. No. 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 Oh, però. Vi fate rincoglionire così. Oh, Buman. Si è rotto. Oh, bravo. No, se Vermeulen prende sta palla. Ah, ok. No, perché diventava titolare almeno per tutte le partite, cioè proprio titolare a vita lo mettevo. Dai. Oh, devi chiuderla prima, porca floca. Dai, insisti. Chi è? Madonna, nello stretto. Non ci capisco più niente. Nello stretto, nello stretto. Dai, ma chiudi sta cavolo di partita!
È tanto difficile chiudere una partita, porca miseria. No, non riusciamo a chiudere una partita, boh. Cioè, praticamente è vinta. No, lì, ma perché lì? Hai 50 giocatori? No, quello marcato è da 3. Queste cazzo di finte. Oh, mamma mia. Dai, che è finita. Buttiamo via sta palla. Ok. Mamma mia. Oh, finito. E comunque con quella di ieri, dell'altro video, 3 su 3 vinte. 3 di fila. Ma tanto le altre continuano a vincere, quindi. Il turnover è andato bene. Però non capisco perché ho messo Bellicoglu. Ah, perché ho venduto Sangu. Cioè, ho mandato in prestito Sangu, ecco perché. E anche Collado. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns Ok. ein paar Fragen zu beantworten. Abbiamo i giocatori giusti. Ma questo ce la deve mandare. Ogni volta ce lo chiede. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Sapevo che ce l'avremmo fatto. Vielen Dank für diese. Vabbè. Dunque. Questa splendida vittoria siamo. Ah, però ha vinto quella. Comunque siamo a 28. A 3 punti dalla quarta. No, dalla terza e quarta, ben insieme. Si può fare. Si può fare. Zires venduto. Oh. Quindi a gennaio Zires se ne va, meno male. Qua abbiamo i due giovani. Che comunque Van de Mer l'abbiamo preso nella prima stagione. Mi sembra. E anche Meyer comunque. Vabbè. Vabbè, poco importa. Dunque, la prossima è con Magdeburgo. Che è sotto di noi di un punto. Quindi potremmo staccare. Nel prossimo episodio, per chiudere la genere, abbiamo Magdeburgo, Gropa, Spak e Waldorf. Altre, sono tre partite comunque semplici. A gennaio già ci sono quelle un po' più difficili. Rimanendo che siamo a 3 punti dal terzo posto, la UE continua a perdere, rimaniamo sempre a 10 punti dalla seconda, adesso la UE, vabbè, i Sandhausen vola, non si capisce che squadra sia, vabbè. Comunque, noi ci vediamo al prossimo episodio con 3 partite per dare l'assalto al terzo posto, tra cui Regensburg, no, il Magdeburgo. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e forza Monaco.